Ciao a tutti, bentornati alla rubrica Attenti a quei due. Oggi affrontiamo un tema che è particolarmente sentito anche per i nostri studenti che sicuramente ci stanno ascoltando ed è il rapporto tra social e politica, ma non solo, anche tra social e anche la figura degli imprenditori o degli amministratori delegati, dei manager, che sta diventando sempre più stretto. Lo facciamo con un ospite d'eccezione che è uno dei social media manager più talentuosi del contesto nazionale, che ha avuto esperienze istituzionali di alto livello al Ministero della Salute con il Ministro e continua oggi come consulente a seguire politici, imprenditori o figure, opinion leader che hanno bisogno sempre più di una strategia social. Ecco, questo che do il benvenuto ad Angelo. Rompiamo subito il ghiaccio perché insomma le nostre puntate sono molto veloci, non sarà in interrogazione. Devo dire, nonostante sia la sede dello USB che sta a Mestre e Verona, io sono in minoranza perché qui ci sono due uomini che vengono da, non dal sud, ma quasi, insomma, dall'Abruzzo e dalla Sicilia, quindi mi sento, non sono più parone a casa nostra, come si dice da questi parti. Ma loro sono del nord o del sud? Io sono del sud e del sud. Ok. Caro Angelo, la pandemia ha messo assolutamente in evidenza l'importanza dei social network, sia per i governatori ma anche per il Premier Conte. Qual è oggi lo stato dell'arte di questo rapporto tra social e politica? Assolutamente. Sì, abbiamo visto tutti in questi giorni, anzi anche nei mesi passati soprattutto, come il Premier, l'allora Premier Conte, ha fatto un grande uso dei social media. Oggi, se infatti noi pensiamo alla comunicazione politica, ai social network, i social media in generale, ci vengono subito in mente. Perché? Perché il rapporto è sempre più stretto. Se pensiamo infatti al consigliere comunale dell'ultimo paesino di provincia e al presidente del consiglio, entrambe queste figure, quindi politici affermati o aspiranti tali, usano i social network, usano i social media in generale, i social network in particolare. Questo perché? Perché ovviamente, come voi sapete meglio di me, ogni periodo storico è contraddistinto da un uso dei mezzi di comunicazione adattati alla politica, quindi diverso. Se fino allo scorso ventennio magari la televisione era il mezzo di comunicazione più importante, o come è stata prima la radio, oggi i social network, grazie allo sviluppo tecnologico, sono entrati a pie pari. Ma sempre di più sono importanti. Questo perché? Perché ci permettono di avere una serie di peculiarità molto più importanti rispetto ai mezzi di comunicazione di massa. Perché? La cosa più importante è la diversificazione del messaggio. Questa cosa è molto interessante e vi porto un esempio pratico. Io ho seguito diverse campagne elettorali, come San Andrea, con Pierpaolo Baretta proprio a Venezia, e con Vincenzo De Luca per le regionali del 2020. Quando siamo andati a impostare, soprattutto per la prima campagna elettorale, l'impostazione, quindi la strategia di comunicazione dei social, abbiamo impostato una serie di campagne di advertising definite su temi e cluster di persone. Quindi la diversificazione del messaggio è molto importante. Perché? Perché ci permette di far arrivare il nostro messaggio preciso e puntuale a quel determinato gruppo di persone che riscontra magari un problema o comunque che risponde a un determinato stimolo. Quindi, per rispondere alla tua domanda, Andrea, assolutamente sono sempre più stretti. Con il passare del tempo magari ci saranno anche molte altre integrazioni. Vediamo oggi che viene utilizzato TikTok anche in maniera sperimentale da alcuni leader. Ci sono stati leader che hanno utilizzato Tinder durante le campagne elettorali proprio per una questione di posizionamento. Quindi anche qui poi lo strumento cambia in base al pubblico che vogliamo raggiungere, ai messaggi che vogliamo dare, ma la compenetrazione sarà sempre maggiore, non solo dei social network ma di tutti gli strumenti di comunicazione digitale, perché se pensiamo all'email marketing o a tutta una serie di
azioni che noi possiamo mettere in campo semplicemente registrando i dati degli utenti che navigano sul nostro sito o che interagiscono con i nostri post, possiamo capire il livello di profondità che possiamo utilizzare per andare a mandare i nostri messaggi politici. Ecco, io volevo entrare un po' in questo ragionamento, ma allora, diciamo, la cross-medialità è possibile o non è possibile? Perché poi abbiamo la sensazione di due comunicazioni completamente diverse, cioè una comunicazione della politica e anche delle istituzioni, no? Perché per esempio ha impressionato il numero di collaboratori dell'ormai ex premier Conte, che lo seguivano sui social, 24 sembrava un numero incredibile, però in realtà poi ci si rende conto che la comunicazione social per le istituzioni è invece fondamentale. Però da una parte ci rendiamo conto di una cosa: Salvini o Di Maio, parliamo dei più populisti che esistono, vanno a fare i loro pronunciamenti davanti ai giornalisti e parlano in un modo, poi si spostano sui social e devono parlare al loro pubblico e parlano in un altro modo. Ecco, tutto questo non rischia poi di creare confusione, perché magari non capita che magari sono gli stessi utenti, però può anche capitare. Allora, assolutamente, c'è una questione, la cross-medialità è attuale, nel senso tutto quello che viene prodotto sui social poi viene ripreso anche in altri contesti mediatici. Se pensiamo ad esempio a Twitter, che è diventato il canale della reintermediazione, dove la maggior parte dei giornalisti sono presenti e molte volte prendono anche come fonte primaria i tweet che vengono proposti dai politici, quindi è evidente che i canali di comunicazione social si riverberano poi su altri contesti mediatici, quindi come ad esempio i giornali o la televisione, ma è comunque inevitabile che il linguaggio è sempre differente. Perché? Perché magari sui social, in particolare sulla pagina Facebook, si parla direttamente alla propria community, alle proprie persone che diciamo che sono più ingaggiate, passate di questo termine, proprio con determinati temi, e quindi molte volte anche per il funzionamento dei social media il linguaggio è spesso più forte, spesso più estremizzato e spettacolarizzato, perché a determinati stimoli rispondono tendenzialmente le persone che hanno una posizione più estrema. Detto questo, lo spunto di riflessione molto interessante è la divisione tra comunicazione istituzionale e comunicazione politica, perché come dico sempre sono due sport completamente divisi e differenti. È questa la divisione, oppure la divisione è tra tentativo costante di manipolazione propagandistica e necessità di dialogare con i cittadini che sono costantemente elettori, perché siamo in una permanent campaign assoluta? No, io assolutamente, è uno stimolo molto interessante, però credo che la divisione debba essere sempre fatta sulla comunicazione istituzionale e la comunicazione politica, che poi la manipolazione può entrare cioè è un tema molto importante assolutamente, che può entrare nella comunicazione politica, ma tendenzialmente gli addetti ai lavori non pensano, o perlomeno io personalmente, quando mi occupo di comunicazione politica, non penso alla manipolazione, bensì l'obiettivo primario è far passare, affermare determinati temi con un determinato framing, perché questo è inevitabile. E detto questo, proprio dicevo sulla divisione tra comunicazione istituzionale e comunicazione politica, che è il discrimine secondo me più importante che una persona deve, o comunque una persona che riveste il mio ruolo, o comunque di addetto alla comunicazione digitale, deve aver ben chiara. Questo che significa? Io quando sono arrivato al Ministero della Salute non vi nego che la situazione del Ministero a livello di comunicazione digitale non era delle migliori. Questo che significa? Poi magari ne potremo parlare anche in un altro contesto, che tendenzialmente la comunicazione di questi enti all'interno di strutture complesse non è, o perlomeno allora, non era affidata a professionisti del settore. E quindi quando sono arrivato abbiamo cercato di seguire due linee di comunicazione differenti, perché l'obiettivo delle istituzioni è essere utile per i cittadini, quindi avere una comunicazione di pubblica utilità.
Mentre per quanto riguarda la comunicazione politica, il marketing elettorale, la campagna permanente che portiamo avanti ogni giorno, ha una comunicazione completamente diversa, cioè quella di comunicare al nostro elettorato i nostri temi, aumentare sempre di più il nostro gradimento. Quindi credo che questo è il tema, che è la divisione che bisogna sempre fare e tenere bene a mente. Sono perfettamente d'accordo e credo sia d'accordo anche Francesco, che è stato uno dei primi sostenitori anche della 150 e 2000, oltre che aver collaborato, insomma, anche sta collaborando anche per la sua rivisitazione, diciamo. E questo è fondamentale anche per noi professionisti, perché come dici tu sono due sport diversi e come tu hai provato, Angelo, anche lavorare incardinato in un'istituzione ti crea dei limiti ed è giusto che ci siano, nel senso che naturalmente il perimetro istituzionale deve essere sempre, permettimi la parola, rigido, e questo poi ho notato negli anni, e per esempio su questo Zai è un esempio, non è detto che la comunicazione istituzionale non ti porti consenso o comunque gradimento alla costruzione di un profilo solido, perché il successo dei governatori alle ultime uscenti, alle ultime regionali, testimonia che tutta la comunicazione social fatta nei mesi precedenti naturalmente ha avuto poi una risultante importante. Oggi però dicevamo che la comunicazione social si sta spostando verso anche ad altri ambiti. Tu, Angelo, poi sei stato protagonista di costruzione di profili social anche di grandi imprenditori che magari hanno fatto una corsa Confindustriale. E credo che qui si perde la distinzione istituzionale e politica, naturalmente, e però c'è sempre bisogno, credo sia anche molto più complesso perché non hai la platea degli elettori, però ti dà una libertà di movimento e anche un, diciamo, un fattore innovativo che naturalmente può creare una buona comunicazione, in particolare sui social e su temi vicini anche a più difficili da comunicare, ma che creano una comunicazione anche etica sotto certi punti di vista. Certo, proprio ieri leggevo un articolo molto interessante, uno studio sui 150 top manager italiani. E lo studio di Reputation Manager, se non vado errato, mostrava il fatto che attualmente 7 su 10 sono presenti sui social, e la pandemia ha fatto sì che tutte le attività di comunicazione dei top manager italiani si diciamo acutizzassero su due temi in particolare. Coloro che non erano presenti sui social media, e in particolare LinkedIn, hanno aperto un profilo. Le persone, i top manager che erano già presenti, invece hanno moltiplicato la quantità di contenuti, ma non solo contenuti magari testuali o fotografie o comunque dei contenuti di racconto. Hanno proprio iniziato a trasmettere webinar, dirette, raccontare iniziative che le aziende hanno fatto per fronteggiare il Covid, tante attività di CSR. Questo che cosa significa? E quindi, come abbiamo detto fino adesso, i social non sono importanti assolutamente solo per parlare ai cittadini o per disintermediare la politica, ma sono altrettanto interessanti e fondamentali per parlare agli stakeholder di riferimento. Quindi quando noi abbiamo individuato dei pubblici, degli stakeholder, cioè delle persone, dei portatori di interessi o meno, a cui noi vogliamo riferire un messaggio, questi strumenti possono essere sicuramente interessanti e fondamentali da utilizzare, che possono essere semplicemente dipendenti dell'azienda, altri top manager, le prime linee della propria azienda. Quindi anche qui il trend mostra che ci sarà sempre una maggiore adozione di questi social media. LinkedIn in particolare, perché è il social network di riferimento, è lo strumento che tutti i top manager utilizzano, ma anche Instagram è cresciuto notevolmente, quindi assolutamente interessante questo trend. Dobbiamo chiudere, però io una curiosità gliela voglio chiedere prima di lasciarlo, perché è troppo prezioso questo supporto. C'è ora la tendenza, prima c'era la tendenza a dire la colpa è dell'ufficio stampa, io non ne so nulla, no? E questo riguardava l'impresa, la politica, l'istituzione. Ora Toti ci ha insegnato, no? Il presidente della Liguria, che ora si dice la colpa è del social media manager, io non ne sapevo nulla, non sono stato io, non è colpa mia. Ecco, secondo te come finirà tutta questa vicenda? C'è sempre un colpevole da trovare, diciamo. Ma assolutamente no, nel senso, questi sono lavori soprattutto a livelli molto alti che si fanno
in squadra, quando io lavoravo al Ministero della Salute c'era un gabinetto, c'era un ufficio stampa e si lavorava tutti insieme, cioè il social media manager non è di certo scorporato dall'attività di squadra dell'ufficio stampa, quindi assolutamente non c'è un colpevole da trovare, quando si creano dei messaggi, si creano tutti insieme, ovviamente ci devono essere delle governance per monitorare i contenuti che vengono fatti, quindi è buona norma che ci sia una catena di responsabilità dove effettivamente poi magari trovare, ripercorrere nel caso qualcosa fosse andato storto, ma la responsabilità è di tutti assolutamente. Bentornati al nostro appuntamento con la cultura, la comunicazione, quindi saluto Andrea Altinier, ma vi presentiamo subito un ospite graditissimo con cui parleremo di argomenti che hanno toccato il cuore, che ci hanno fatto soffrire, ma che in qualche modo ancora aspettano delle risposte a tante domande. E con noi c'è Giovanni Vignali, che è giornalista e autore di un libro molto bello che sta avendo tanto successo, che si intitola L'uomo nero delle stragi, ed è un libro che ci racconta quello che è successo dall'eccidio di Bologna alla trattativa con la mafia, e ci racconta anche il mistero del neofascista Paolo Bellini. Giovanni Vignali è giornalista, in questo momento è portavoce del sindaco di Reggio Emilia, è stato l'ufficio stampa del Consiglio regionale della Regione Emilia Romagna, ha fatto il cronista per tanti anni con incarichi molto importanti, quindi è a questa esperienza letteraria già da veterano, perché ha già avuto altre esperienze letterarie, e vorremmo insomma chiedergli di spiegare come mai insomma un terrorista nero a un certo punto viene associato alle stragi di mafia. Cosa succede in questa Italia? Quanto sommerso c'è in questa Italia e quante domande ancora non hanno ricevuto mai una risposta? Intanto grazie dell'invito e buonasera a tutti. Beh, c'è sicuramente da constatare che insomma in Italia ci sono delle vicende che non passano, ci sono delle situazioni che non si possono dire chiuse una volta per tutte. Il 16 aprile si aprirà il processo bis per la strage alla stazione di Bologna. Il personaggio del libro che ho scritto, Paolo Bellini, è indicato dalla Procura Generale come colui il quale avrebbe portato la bomba il 2 agosto in stazione a Bologna, bomba che esplodendo ha ucciso 85 persone e ne ha ferite oltre 200. Assieme a lui ci saranno altre due persone, ma ci rendiamo conto di come 41 anni dopo stiamo ancora cercando la verità appunto sulla strage alla stazione di Bologna. Per quello che riguarda la mafia, Paolo Bellini, lo scrivo nel libro, è provato da atti giudiziari, trattò con Nino Gioè, un boss mafioso poi morto, suicida in carcere, uno scambio per conto del nucleo tutela patrimonio artistico dei Carabinieri nel 92-93. Lo scambio consisteva in questo: la mafia ritrovi per lo Stato delle opere d'arte rubate e lo Stato conceda a dei boss mafiosi in carcere dei benefici. Quindi è un personaggio, quello che, di cui scrivo, che è entrato in tanti capitoli oscuri, ambigui della storia italiana. Tu, Giovanni, hai avuto il merito di parlare di, hai parlato di storia italiana nel tuo libro, secondo me ha un grande valore, perché tratta una parte della storia italiana che è vero che manca ancora di verità, ma io pongo anche un altro tema. A volte non dico che sia sconosciuto, ma in particolare le future generazioni non c'è sempre il tempo di raccontarla, insegnarla, e credo che questo sia un gap del nostro paese, che si attiva fino a un determinato perimetro della nostra storia, e poi gli anni delle stragi, della trattativa Stato-mafia, spesso, forse per l'attualità, non è un argomento trattato con così precisione. Tu lo fai poi in maniera anche in qualche modo giornalistica, consultando fonti, atti di polizia, atti giudiziari. Volevo chiederti, ma come il libro è molto approfondito e ben scritto,
a volte invece ho l'impressione che i giornaloni, per dire, o per i quotidiani nazionali, per dargli un altro nome, lo trattino sempre, trattino anche sempre la strada di Bologna come in maniera sensazionalistica, non sempre a ricerca della verità, ma più volte a ricerca dello scoop. Questa è una mia impressione. Sulla prima parte della domanda, sì, hai ragione. Noi arriviamo a prendere, noi italiani, arriviamo a prendere il diploma di maturità e quando va bene siamo arrivati a studiare la storia italiana al 1945. I più bravi arrivano al 48. Sì. Tutto quello che è successo dopo non esiste per le scuole superiori. A meno che qualche insegnante non faccia dei corsi di approfondimento, dei monte ore, che però sono specifici per quella scuola. Se ci pensiamo, la strage alla stazione di Bologna è avvenuta 41 anni fa, quindi non dico che ormai sia storia, però comincia ad avere un tempo da quando è avvenuta oggi, tale per cui iniziano a sedimentarsi alcuni dati, alcuni fatti. Potrebbe essere interessante studiare, come dicevi, la strategia della tensione e il tema delle stragi di allora, perché le stragi di allora poi hanno portato a conseguenze che in una certa misura viviamo sulla nostra pelle anche oggi. Per quello che riguarda le dinamiche giornalistiche attorno alla strage alla stazione di Bologna, devo dire due cose. La prima, il processo per la strage alla stazione di Bologna, come dicono le sentenze, non è stato un processo semplice. È stato un processo che ha risentito di pesantissimi depistaggi da parte di esponenti dello Stato. E quindi raccontare quel processo è molto delicato, perché si rischia, era molto delicato sin dall'inizio, si rischia appunto di incorrere anche in situazioni, come dire, nelle quali non è facilissimo raccontare con chiarezza tutto quello che avviene. La seconda cosa è che quella di oggi è una svolta, cioè raccontare oggi, cioè scoprire oggi, come dice la Procura Generale di Bologna, che la strage alla stazione di Bologna è stata finanziata dalla P2, una loggia massonica, e lo scrive la Procura Generale di Bologna. Dire che questi soldi, almeno 5-6 milioni di euro, sono andati in parte a direttori di giornali, in parte a esponenti di nuovo dei servizi segreti, in parte a una galassia di terroristi neri che agivano di concerto e non singolarmente, come si era sempre creduto come sigle sinora, è una svolta importante. Poi faccio un inciso, che però credo che di serietà, questo è un processo che si apre, di condannati non ce n'è ancora uno, e noi ovviamente crediamo alla presunzione di innocenza e quindi ci aspettiamo di ascoltare le loro difese. Fino a quando non si esprimeranno i giudici, non sono qua a dire che Bellini o gli altri due imputati siano colpevoli, però certamente ci aspettano, credo, mesi di processo in cui verranno squadernate tantissime novità su quella che purtroppo, dati alla mano, è stata la peggiore strage italiana, dato il numero dei morti e dei feriti. Giovanni, volevo chiederti una cosa. Mi piace ricordare Giovanni Falcone, perché dice: per far funzionare le cose, diceva Falcone, ognuno deve fare il proprio dovere. Ma tu non hai la sensazione, diciamo, al di là di quello che hai fatto tu, che hai raccontato con molta onestà intellettuale, quelli che sono gli atti processuali, quello che ti è dato sapere, non c'è questa sensazione di queste ombre? Cioè, ancora dopo 41 anni noi non sappiamo la verità su questa strage, ma soprattutto sempre queste ombre dei servizi segreti deviati, della mafia collusa con la massoneria, di pezzi di altri stati che vengono qui a gestire queste situazioni interne, ancora tante ombre sul terrorismo, sull'omicidio di Moro, sulla morte di Falcone e Borsellino. Ecco, tu
da cronista, ma anche da persona che è andata a indagare con inchieste per vari giornali questo tipo di situazioni. Cosa pensi? Perché è accaduto tutto questo e perché non si riesce mai a trovare una strada di verità, di luce su questi argomenti? La risposta la provo a spezzare in due. C'è stato fino all'89 un periodo storico del nostro continente noto come Guerra Fredda, in cui l'Italia era al pari del Portogallo e della Grecia sulla frontiera geografica lungo la quale si combatteva la Guerra Fredda, cioè il blocco dell'Est contro il blocco dell'Ovest. Ed è chiaro che, come dire, in quella stagione, tu parlavi di potenze straniere, cioè c'erano potenze ben più forti e ben più grandi dell'Italia che si combattevano e che si fronteggiavano. L'Italia è stata una frontiera che ha pagato un prezzo pesantissimo di sangue. Per quello che riguarda la seconda parte della domanda, credo che in Italia si faccia così fatica a conoscere in chiaro le vicende attorno alle stragi, perché l'Italia è un po' anche il paese delle tante agende rosse. Lo dico per chi non lo sa, l'agenda rossa di Paolo Borsellino era l'agenda che lui aveva con sé e che una volta morto non è più stata ritrovata e sulla quale tuttora ci si interroga su cosa ci fosse scritto. Però non c'è stata solo l'agenda rossa di Paolo Borsellino, c'è stato il covo di Totorina, che una volta che Totorina è stato arrestato, è stato ripulito non dalle forze dell'ordine, da qualcuno che ha portato via i documenti. E situazioni di questo tipo ci sono state in tanti altri casi, rispetto alla P2 a Montevideo, anche rispetto al generale Dalla Chiesa, si sospetta che documenti siano stati fatti sparire. E quindi l'Italia è un paese che a un certo punto ha sì fatto il proprio percorso democratico, ma non è riuscita a guardare definitivamente in faccia, secondo me, ancora tutta la realtà di quegli anni. Giovanni, purtroppo il tempo ci è tiranno e quindi dobbiamo chiudere con una domanda che, diciamo, guarda anche in avanti. Come tu giustamente dici, nei prossimi mesi avremo comunque novità importanti, anche processuali, sulla strage di Bologna. Io credo che poi anche i cittadini, l'opinione pubblica, gli opinion leader, i media abbiano bisogno anche di arrivare, non dico a un punto, ma comunque ad una verità, anche dal punto di vista della giustizia. E anche la giustizia credo si giochi molto per quello che sottolineavi tu, per la lunghezza del processo. Secondo te siamo in un momento in cui di svolta, probabilmente in cui riusciremo a mettere comunque, non dico una parola fine, ma avere un quadro più preciso di quello che realmente è successo ed anche dei colpevoli, probabilmente con uno spirito garantista e in cui finché non c'è una condanna siamo tutti consapevoli che non si possono appiccicare etichette? Beh, credo che ci sia, non voglio eludere la domanda, credo che ci sia un processo che dobbiamo seguire, ecco, questo sì, tutti quanti con la maggiore attenzione possibile. Lì verranno squadernati degli elementi nuovi. Dobbiamo seguirlo, non dobbiamo abbandonarlo lì dov'è. Il processo per la strage della stazione di Bologna è un processo che ci riguarda tutti quanti, perché riguarda la storia del nostro paese. Poi che tipo di sentenza ci sarà, io questo non so dirlo, ma credo che già seguire questo processo e già seguire le novità che emergeranno ci aiuterà comunque a farci un quadro di conoscenza nuovo, ulteriore. Sulle sentenze aspettiamo la magistratura, ripeto, con spirito garantista. Grazie della risposta, Giovanni. Grazie di essere stato ospite grazie a voi. In questa trasmissione. Se posso, insomma, agli studenti che ci stanno ascoltando, dico proprio per la portata che è il libro, leggetelo, perché inquadra e mette sotto la luce di riflettori un periodo triste e difficile della nostra storia, ma che è public history del nostro paese, che va assolutamente conosciuto. Un saluto a tutti, ai nostri radioascoltatori e telespettatori della rubrica Attenti a quei due. Oggi parliamo di un tema più che mai attuale, che è quello della pubblicità legata come sempre al Covid, che è diventato ormai diciamo un tema da straordinario ad ordinario, perché una comunicazione che doveva essere di emergenza e di crisi si è tramutata ormai nel tema dominante
su tutto quel che riguarda la comunicazione, la politica, le istituzioni, il sociale, e questo vale anche per la pubblicità. E ne parliamo con la professoressa Giovanna Bandiera, che è un profilo che ha competenza ed esperienza per analizzare quello che sta accadendo anche nel rapporto tra brand e pubblicità e Covid, e la salutiamo. Buongiorno a tutti. Allora, parto subito io con una domanda alla professoressa Bandiera, che saluto nuovamente. Giovanna, abbiamo assistito, ma ormai questa emergenza dura da un anno, in questi giorni stiamo celebrando l'anniversario, ma come si è comportata la pubblicità in queste due fasi? Perché c'è stata una prima fase in cui è esplosa l'emergenza e siamo arrivati, secondo me, a un'altra fase. Ci sono stati dei cambiamenti, una modifica, un percorso della pubblicità delle aziende, dei brand? Allora, per quello che è la mia visione, che considerate sempre che mi occupo di pubblicità, ma mi tocca barcamenarmi qua con tutta il dipartimento, insomma, di comunicazione, quindi nei tempi liberi io mi occupo anche di pubblicità. No, comunque da quello che ho visto io, sono partiti nel primo periodo con una grande enfasi, un po' come lo spirito di tutti è stato quello di affrontarla in modo forte, emotivo, con questo senso, no, anche di rifar rinascere alcuni sentimenti nobili come il patriottismo, l'essere uniti, la collaborazione, la nazione unita, no? Per cui tutti gli spot erano molto molto spinti su questo aspetto, di questi sentimenti nobili, un senso di unione, non so, dalla pubblicità più semplice di Pupa, dei cosmesi, che tornerà il sorriso, la Renault, speranza nel futuro, la Ferrarelle, Lisci, Gassati o italiani, insomma, tutti hanno un po' visto questa italianità che si univa. E Leni, che ha fatto Riscopriamo il tempo, il sorriso, i libri, la musica con gli anziani, quindi un unirsi attorno a questo sentimento forte di collaborazione, di solidarietà, con, fino ad arrivare, secondo me, l'emblema è stato lo spot, quello della Lavazza, dove c'è la citazione del grande Chaplin, no? nella finale del Grande Dittatore, dove insomma questo senso di umanità che si stringe contro la sopraffazione. Nel film nazista e fascista, nella realtà del Covid, appunto, contro questa pandemia. Ecco, quindi quello è stato veramente una citazione, direi, quando l'arte aiuta a lavorare bene sulla parte emotiva. La seconda parte è un po' diversa, nel senso che siamo adesso in una fase decisamente più stanca, più affaticata, dove tutta questa enfasi viene un po' meno. Però direi che in modo un po' più sobrio, per quanto, diciamolo, le emozioni sono sempre una leva grandissima nell'ambito pubblicitario, però si fa leva molto anche a delle attenzioni un po' più precise, quindi a sostenere delle categorie, non so, Fa Scuola, San Pellegrino, la vicinanza con i ristoratori, diciamo che la famosa responsabilità sociale che cerca di promuovere anche il mondo dell'advertising ha ripreso con gran forza, anche con più forza, anche tutto il tema del green, della sostenibilità, è un tema che in questo momento sta spingendosi oltre. E mi piace quando si recupera anche un po' il concetto del non mirare che la pubblicità pompi un po' dei modelli di perfezionismo, dei prodotti, delle persone, delle prestazioni, ma piuttosto a una forma di umanizzazione. E lì mi piacciono aziende che lavorano su questo aspetto qua, non so, dalla caposcuola che ha fatto la DAV quando mostrava le donne curvi, no? Cioè normali, con la loro ciccia, ma piuttosto Diesel quando fa la pubblicità con della vita, vivi con i difetti, no? Nel fatto del saper vivere, essere felici malgrado nessuno di noi è perfetto. O Desigual con la modella, con la vitiligine, cioè questo aspetto della non omologazione, ma della valorizzazione delle differenze. E quindi in questa fase così di crisi anche
non dover a tutti i costi essere così iperprestazionali e sempre al top. L'ultima mi è molto piaciuta, quella della Toyota con Bebe Vio, dove c'è l'analogia con il vaso rotto che viene sigillato dall'oro, no? E quindi come in questa tradizione orientale anche chi può vivere delle fratture nella vita, delle difficoltà, possa comunque, con questa che viene inflazionata come parola, insomma, la resilienza, possa comunque farcela, ecco. Mi sembra che ci sia questa continuità dove si cerca di dare sempre più spazio un po' ai temi sociali e umani. Ma tu pensi che a un certo punto tutto questo buonismo finirà e che torneremo al bombardamento solito? E poi un'altra cosa che ti volevo chiedere, perché sono sicuro che mi darai una risposta totalmente azzeccata. Cioè, secondo te non stanno risentendo le pubblicità molto di questa comunicazione smart, super veloce dei social network, e sembra quasi che gli spot nascono più per i social, per YouTube, che non per la televisione? Ah, azzeccata, sai che io sui social sono non è sì, il mio però, pane. Il mondo della pubblicità sono gli stessi spot alla fine, poi non cambia nulla. Allora, io penso che quello che sta rivalutandosi è l'aspetto di dare spazio a più modalità, nel senso che andiamo dallo spot lunghissimo dove possiamo vedere sulla rete, sui siti, quando escono nuove campagne, anche degli spot che hanno molto respiro, che non sarebbero stati impensabili anche 10 anni fa, che se li guardano chi vuole e fa cinema e fa spettacolo e non necessariamente devono essere bombardanti. E poi ci sono quelli invece che sono rapidi, che sui mobile, e devono essere assolutamente sintetici, in pochi secondi di dire quello che deve, puntare a un messaggio immediato. E poi ci sono veramente tanti livelli, per cui in questo momento secondo me è interessante l'aspetto della diversità. Cioè ci può essere lo smart, veloce, anche io direi la rivalutazione in alcuni casi di spot che siano anche scientifici, cioè che non siano necessariamente, perché ok, la rivalutazione delle emozioni, però credo che mai come adesso in un momento di crisi in alcuni casi abbiamo bisogno di concretezza e magari di dati molto più terra terra, no? Hai nostalgia della pubblicità del passato? Io l'altro giorno stavo facendo una ricerca sulla fiducia e stavo cercando uno spot che poi per fortuna ho trovato in bianco e nero di Johnny Dorelli della Galbani, che diceva Galbani vuol dire fiducia, è una roba piccolissimo, ero appena nato, insomma. Non ho nostalgia, no. Non hai nostalgia questo. Perché non hai nostalgia? Ma allora, diciamolo, pubblicità così ne esistono anche adesso, eh. Cioè la pubblicità, sappiamo che abbiamo pubblicitari di tanti tipi, abbiamo pubblicità di tanti, quindi non generalizzerei. Era un po' sempliciotta in alcuni casi, no? Cioè giocava sul gioco di parole, sullo slogan facile, sul testimonial, e anche adesso, delle volte, io dico anche quando si fa uso del testimonial si è poco creativi, cioè si fa leva su un elemento popolar nazionale, su magari il personaggio che in quel momento può risultare simpatico. Io personalmente amo altri tipi di pubblicità che lavorano più su un'intelligenza, essere arguti, essere dire qualcosa che va un po' oltre il consueto. Da parte artistica, diciamo, sapete che sono poco marchettara, sono più per la parte creativa artistica. Poi è ovvio che ogni azienda ha un tipo di pubblico tag diverso, quindi deve puntare su leve diverse, non siamo tutti uguali. Siccome il tempo purtroppo ci è tiranno, volevamo chiudere con una domanda sull'attualità, nel senso, abbiamo visto che oggi, come tu poi dicevi prima, che hai citato il ruolo del testimonial, il governo sembra voglia mettere in campo una comunicazione per sensibilizzare sui vaccini che abbia dei testimonial tra virgolette famosi, a cominciare da Totti, Lavignali, ma al di là dei personalismi, secondo te potrebbe essere un'azione utile per incrementare questa campagna vaccinale, che poi secondo me poi è stata anche compromessa da tutto quello che è successo in questi giorni, non sarà facile riprendere con una certa velocità?
Allora, io penso che è mai come adesso dobbiamo usare tutte le modalità possibili, per cui ben venga, se il testimonial può servire, usiamolo. Io penso che anche qui si possono usare più linguaggi e quindi non puntare a una campagna generalista, ma abbiamo veramente, sì, usiamo pure i testimonial, che dal mio punto di vista è quando usi testimonial quando non hai tante idee creative, però va bene, la mia può essere un'idea anche un po' snob se volete. Ma io credo che in questo momento abbiamo veramente tanti motivi anche razionali e scientifici per convincere le persone, perché veramente nei social se ne è detto di ogni e uno vale uno, scusatemi, non sono d'accordo. La competenza, facciamo parlare gli scienziati, facciamo parlare chi si occupa e dentro a queste questioni c'è da veramente decenni. Quindi questa campagna di paura non mi piace. E credo che dobbiamo usare tutte le leve possibili, da quella più emotiva ma anche a quella veramente scientifica razionale. Ne abbiamo di che dire, no? Il fatto che valga la pena vaccinarsi. Ti ringraziamo per la risposta, che è stata davvero, è stata anche in qualche modo un appello al mondo della comunicazione di dire mettiamo in campo tutte le piattaforme necessarie, perché anch'io sono d'accordo che non basta una pubblicità che va sulle reti generaliste con Totti, con la Pellegrini che ti dicono vacciniamoci perché magari poi ti escludi un target che è quello dei giovani che magari, faccio un esempio, si muove solo sui social o magari anche... Lì ha funzionato per esempio, e lì ha funzionato l'idea di Conte che sulle mascherine ha chiesto ai Ferragnez di intervenire, quindi bisogna vedere, certo è giustissimo quello che diceva prima Giovanna, cioè devi parlare ad ogni target con il testimonio giusto e con il codice e il linguaggio giusto. Diversi. E poi ripeto, grazie. Veramente impariamo in Italia anche a far parlare bene la scienza, cioè delle volte veramente lasciamo alcuni discorsi a persone che magari mettiamo anche un testimonial che sia credibile dal punto di vista scientifico. Sono d'accordo, è verissimo. Scegliamolo anche, nel senso, scegliamo anche una voce scientifica che sia univoca e che non si creino anche delle poi 2000 voci all'interno del mondo scientifico, da chi è d'accordo, a chi è in disaccordo, a chi è a metà e metà, perché secondo me il problema è che il cittadino va in confusione, chi ti guarda va in tale confusione già in una fase emotiva molto complessa. Un saluto a tutti i telespettatori e radioascoltatori della nostra rubrica Attenti a quei due, che giunge alla chiusura della prima stagione con l'ultima puntata di questa, insomma, di questa prima carrellata di puntate che hanno toccato o vari temi, e lo fa stravolgendo il proprio format, perché passiamo da Attenti quei due a uno contro uno, o meglio all'uno vale uno, nel senso che oggi sarò io che con un grande emozione intervisterò il prof Francesco Pira, che invito in studio, sul suo ultimo libro che è uscito l'8 marzo per Franco Angeli, Figli delle App, che sta riscuotendo un enorme successo, come testimoniano numerose interviste, apparizioni televisive e interviste radiofoniche che ha fatto il prof Pira in questi giorni. Come sempre, essendo stato un giornalista, oltre che un grande docente universitario, il prof Pira sa creare un titolo che crea attenzione e suscita sicuramente curiosità. Francesco, da dove nasce l'idea di questo titolo Figli delle App? Ma in realtà stavo scompletando le pagine del libro e ho risentito una canzone di Alan Sorrenti che si intitolava Figli delle Stelle, tra l'altro una canzone che è stata ripresa in vari remake di recente, e ho ripensato proprio alle parole di quella canzone che mi inseguivano quando ero giovane DJ di una radio, con questa idea di un cielo stellato dove potevi tu pensare a sognare con questo cielo stellato sopra tutto quello che poi si poteva realizzare o si sarebbe realizzato nella vita. E quindi sono partito da lì, perché quei figli delle stelle sono un po' quei ragazzi che vedevano la televisione nell'era in cui Karl Popper ci spiegava che ci voleva una patente per fare televisione, e hanno poi fatto nascere i figli delle app, un po' digitali nativi, ma ormai il termine digitali nativi è disueto perché ha dato spazio a mobile born, cioè questi nati mobili, questa generazione Z che appena metti uno smartphone, un tablet in mano, anche uno o due anni, già sa come gestirlo. E quindi è un po' questo passaggio di consegne. Il libro in realtà
e vi ringrazio davvero per questa possibilità di chiudere questa bella esperienza che abbiamo fatto insieme, invitando amici, colleghi, persone che ci hanno supportato in questo viaggio ideale nel mondo della comunicazione. E mi fa piacere proprio che concludiamo insieme parlando di questo lavoro che in realtà è l'insieme di 23 anni di ricerche, partite nel 1997 con un libro che si intitolava Bambini mai soli davanti alla TV, e si è concluso con un'indagine che è pubblicata nel terzo capitolo del libro, in cui io parlo di questi ragazzi molto fragili, molto soli, che stanno affrontando la pandemia e che non hanno molto dialogo con le famiglie. Parlo di questa barriera che si è creata tra ragazzi, bambini e adulti. Io poi, per citare un aneddoto, ricordo molto bene bambini soli davanti alle TV, perché era il mio testo d'esame, ma ricordo ancora un aspetto incredibile di quel volume, che anch'esso si basava su anni di ricerca, perché anche lì c'era una ricerca molto interessante su come i bambini vivevano il rapporto con la TV e come i genitori gestivano questo rapporto, e soprattutto il padre ideale di quei ragazzi era Homer Simpson, se non ricordo male. Sì, ho preso 30 all'esame, questo ci ricordi bene, era Homer Simpson, perché Homer Simpson era un papà che stava tanto in casa, nonostante faceva di tutto, eruttava, diceva le parolacce, stava a guardia di una centrale nucleare, nonostante tutto questo era un papà che stava tanto in casa, e quindi i bambini allora lo vivevano come la persona che in qualche modo li accompagnava in tutta la loro giornata, più che la mamma, che magari la mamma faceva altre cose, lui era invece seduto sul divano ed era un papà che sembrava accogliente nonostante tutti questi difetti. Ecco, sono passati tantissimi anni, sono arrivate tante nuove tecnologie, siamo passati dall'era dei cellulari a quella dei videogiochi, a quella degli smartphone di ultimissima generazione, e anche tutte le ricerche che si sono succedute su questi temi ci hanno mostrato come oggi c'è una preoccupazione forte da parte dei genitori, che non sempre riescono a dare quelle risposte. Penso per esempio a quello che ha detto durante una conferenza stampa a Sanremo Fiorello, quando dice: sono preoccupato perché mia figlia è quindicenne, adolescente, è tutto il giorno davanti al PC e i suoi amici fanno la stessa cosa, e non riesco a capire come sono e come saranno. Quindi c'è anche questa incapacità nell'andare a strutturare un rapporto tra genitori e figli che non metta anche in sofferenza gli stessi ragazzi. E del resto i dati che ci arrivano dall'ultimo rapporto UNICEF e i dati che ci arrivano dal Bambin Gesù di Roma, che dice che nel periodo della pandemia, dal febbraio al dicembre 2020, sono aumentati del 30% i casi di autolesionismo e di tentativo di suicidio, e anche il rapporto dell'UNICEF che parla di bambini sempre più depressi, di ragazzi sempre più spinti verso il suicidio, le challenge su TikTok che possono portare, hanno portato anche bambini di 10-12 anni al suicidio, alla fine tutto questo ci fa pensare che c'è un'emergenza educativa. Il libro parla di questo, e di fronte a questa emergenza educativa ci vuole una fortissima alleanza educativa, un'alleanza educativa che possa andare a gestire alcuni aspetti che sono importanti, dall'insegnare a scuola le emozioni, il rispetto al proprio corpo e del corpo degli altri, l'uso consapevole delle nuove tecnologie. Ecco, da questo dobbiamo poi arrivare a una scuola per genitori, per spiegare anche ai genitori quali sono le grandi opportunità delle nuove tecnologie e quali possono essere i rischi. Nella tua ricerca poi, tu, come in passato e oggi, tu lo sottolinei anche in quest'ultima risposta, della necessità della media education, perché poi quello che emerge anche dal profilo della relazione che questi ragazzi hanno con le tecnologie, le app, gli strumenti digitali, i social network,
sono delle enormi contraddizioni, perché sono interamente avvolti e immersi quasi tutta la giornata a causa anche, insomma, di questo lockdown dentro le nuove tecnologie, però poi allo stesso tempo si sentono soli e insicuri, come tu giustamente sottolinei nel libro. Qual è la natura di queste contraddizioni e quali sono anche dal punto di vista sociologico le conseguenze di questo uso smisurato delle tecnologie da parte dei giovani? No, io penso sinceramente che i giovani oggi noi non riusciamo a comprenderli, non riusciamo a capirli, perché non conosciamo bene i loro codici e i loro linguaggi. Anche questi bimbi, non ci chiediamo come mai un bambino sotto i 13 anni sta su TikTok, e ci chiediamo invece perché poi partecipa a una challenge. Cioè, un bambino non ci può stare su TikTok. Il fatto che partecipi a una challenge è la conseguenza del fatto che sta facendo una cosa che non potrebbe fare, che i genitori dovrebbero in qualche modo impedire. Soprattutto anche fargli scaricare materialmente l'app. E quindi è difficilissimo il controllo, così come poi sono altri i temi sui ragazzi preadolescenti e adolescenti, cioè questo senso di solitudine, questo bisogno che c'è stato anche in quest'ultimo periodo di toccare gli altri, di abbracciarsi con gli altri, di vivere tutte quelle cose che fanno parte un po' della gioventù. Allo stesso tempo anche il bisogno di crearsi un'identità altra, di avere questo io iperfluido, dove sulla rete andiamo e dobbiamo cercare a tutti i costi il consenso, oppure ci nascondiamo, e questo emerge molto prepotentemente nella mia ricerca, ci nascondiamo dietro dei profili falsi che servono per riuscire a fare tutto quello che non vogliamo fare con un profilo vero. Quindi anche questo aspetto è un aspetto, a mio parere, molto inquietante, ed è un aspetto su cui dobbiamo lavorare tantissimo. Sì, infatti dal tuo libro emerge la necessità e il dovere, anche come forma di responsabilità, di fare non è solo un problema tecnologico e di gestione delle app, ma serve un vero e proprio salto culturale che coinvolga tutti, anche i soggetti che si occupano di ragazzi, dall'educazione, dall'istruzione, ai genitori, alla società, perché viviamo in un'epoca in cui la tecnologia ha un ruolo importante, ci viene da dire quasi dominante. Ma secondo te, Francesco, per lanciare anche un messaggio per il futuro, è possibile un buon rapporto tra tecnologia e giovani, visto che comunque non possiamo cancellare la tecnologia e non possiamo cancellare nemmeno i social, naturalmente? Io penso che il problema in questo momento è creare un buon rapporto tra gli adulti e le tecnologie. Cioè, gli adulti devono entrare nel mondo dei più piccoli e capire come vivono e cosa fanno e qual è il loro consumo mediale. Penso a una giornalista bravissima di Huffington Post che ha deciso di iscriversi a TikTok dopo che ha sentito del caso della ragazza di Palermo, della bimba di Palermo che a 10 anni è morta, a 9 anni è morta per una challenge, e che ha deciso di iscriversi per comprendere qual è il mondo, perché questi ragazzi stanno nella bolla di TikTok. E ne è uscita rafforzata, perché ha capito quali sono i veri motivi del successo di questo social network. Quindi io credo che noi dobbiamo lavorare tantissimo, dobbiamo lavorare per una nuova media education che deve essere completamente diversa dalla vecchia media education, e deve essere sicuramente una nuova stagione che veda insieme famiglie, genitori, la Chiesa, che vedo particolarmente mobilitata su questi temi, e sono contentissimo di questo, ma anche tutte le associazioni di volontariato, le associazioni di genitori, le associazioni di donne, di professionisti, perché c'è bisogno di una presa di coscienza. Noi non possiamo più permetterci di vedere bare bianche ancora perché un bimbo, una bimba, un ragazzo, una ragazza partecipi a una challenge. Ringraziamo Francesco Pira per il bellissimo messaggio finale che ci ha lasciato in questa intervista, che comunque rappresenta per noi un momento di storia, perché io ho studiato come si facevano le interviste nei suoi libri, ne ho fatte insieme a lui, ne ho fatte con lui, ed oggi sono stato io a intervistarlo, quindi questo è
Chiudiamo, e io non sono intervistato, quindi siamo festeggiamo. Però grazie davvero, grazie davvero anche per tutto questo viaggio che è stato molto bello, quindi io ringrazio la direzione di Cube Radio, la Jasmine, la nostra regista, che è stata eccezionale. È stata una bella esperienza e devo dire abbiamo trovato anche degli ospiti che hanno compreso il senso di questo nostro viaggio e lo hanno fatto insieme a noi, divertendosi come ci siamo divertiti noi. Grazie Andrea. Grazie a tutti. Grazie a tutti.